Come succede spesso nei miei video, siamo qui anche oggi con un nuovo spaccamento su Into Champion of the Forgotten Realms. Oggi, se guardate alla sinistra, abbiamo una quantità allucinante di casse. Non so se le apriremo tutte quante in questo episodio o ce ne terremo alcune per il prossimo. Dipende un po' quanto troveremo e anche del tempo. Come sempre di prendere sui 10 minuti per questi spacchettamenti. Quindi, bando alle ciance, ciancio alle bande, iniziamo con un silver chest, poi faremo un'altra cassa di qualsiasi altra tipologia e continueremo ad alternare così. Quindi, si parte con la prima silver chest, contenente una belt, oro e un bastone. Allora, aprirei inizialmente queste casse che ho di una tipologia per tipo, invece di fare come sempre le doppioni. Anzi, facciamo subito un doppione. Alternativa. Abbiamo una pergamena di 30 minuti, una pozione 300% di danno, il Carcall per un altro dei nuovi personaggi che ho sbloccato, altre 4 ore e un pendente epico. Buono, buono. Otteniamo sempre nuovi oggetti molto interessanti. Oro, sfera, stivaletti. Apriamo questa qua d'erba. Cosa troviamo di bello? Pendente, 30 minuti, una tiara e 30 minuti. Abbiamo anche una silver chest alternativa della Vlania chest. Facciamo in alternativa, apriamo una silver un po' diversa. La tiara di prima, un pugnale, Pungeon Prince, come si chiama? E questo oggetto musicale non mi viene, l'arpa, un'arpa pugnale e dei soldi. Simpatico. Facciamo un'altra silver, dai, così. Scarpette, vestitino e dell'oro. Allora, apriamo questa blu che mi ispira particolarmente. Pendente, sì, un pendente talismano, 30 minuti. Altra volta il talismano di prima, 30 minuti. E degli spallacci, buono. Silver chest. Oro, sacca, pugnalino. Ovviamente sì, invece stiamo tanto oggetti duplicati perché abbiamo trovato tutti gli oggetti per tutti i personaggi, quindi è difficile trovare qualcosa di nuovo. Abbiamo questa qua grigetta, cappello distrutto, copertina, 30 minuti, una rapier, uno stocco e 30 minuti. Ok, silver chest a me. La metto contenuto copertina, oro e cintura. Abbiamo una gold chest anche normale, vediamo un po' cosa troviamo di bello. Scarpe che non avevo, buono. Vestitino, lancia, 30 minuti e 300% di oro, buono. Silver chest, oro, oro, cintura. Ok, adesso apriamo questa rossa, dai. Mi ispira anche questa. 30 minuti, mazzo di carte, scarpette, 30 minuti e un pendente. Prendo questo shining symbol, bello bello. Silver chest, oro, benda per l'occhio e dell'oro. Poi l'apriamo adesso, parliamo con un'altra azzurra, va. Un super pendente, una maglietta o un'altra per no, per uno dei personaggi che uso principalmente, una cappa, 30 minuti e 30 minuti. Ma in questi video qua la frase che dico più spesso è 30 minuti. Un bolt, sì, un colpo, gold e 100% di oro. Apriamo questa con il simbolo dorato sulla cassa, vediamo cosa troviamo. Talismano, un anello, 30 minuti, un bastone, 30 minuti. Questa è buona perché è uno dei personaggi che potenzia di più il team in assoluto, le trovate oggetti per lui, è veramente buono. Ora, K e acceleratore di movimento, buono. Una rossa, gold braggy chest. Due livelli level up degli oggetti, 30 minuti. I nuovi guanti, una cappa e 30 minuti.
veramente la frase 30 minuti mi sta uscendo dalle orecchie tra un po'. Oro, braccialetto, oro. Apro un'altra di quella di Darius, perché veramente mi servono questi oggetti parecchio. 30 minuti, la cintura, un'altra cintura, altri 30 minuti e un pendente. Silver chest, give me something good, gold. Bracciali, proiettile. Cesta blu sto giro. Con 300% di danno. Queste qua sono veramente le pozioni che più ricerco in assoluto. 30 minuti. Progetto epico. La strega, buono. 30 minuti. E il finale. Silver chest. Lancia. Pozione 300% di oro. E oro. Giustamente. Abbiamo l'ultima di Darius. Ci servono queste. Cintura. 30 minuti, 4 ore, anello e cintura. Abbiamo fatto la collezione delle cinture in questa tipologia di cassa. Silver chest, collanina, oro e una fiala. Ok, proviamo qualche cassa dopo, tipo la Vlania, quella dorata, non quella d'argento come quella di prima. Un'arpa, 30 minuti, una cappa, 30 minuti. E un'altra tiara. Ricordo con i oggetti per la tipa che usa il tiara, il liuto e tutte quelle robe lì. Oro, oro e dei bracciali. Apriamo la cassa del Battle Group Chest. Vediamo cosa c'è di bello. 30 minuti, 30 minuti. Un bolt, un crossbow scusate. Un'altra cappa e una benda per l'occhio. Dai, Silver Chest. Cintura, oro, spada. La Donar mi dà qualche oggetto per il nuovo personaggio, appunto per l'altro drago. Una spada, 30 minuti di oggetto epico buono, il pendente, la moneta scusa, 30 minuti e un'altra cappa. Collezione delle cappe anche. Borsa, un level up per un oggetto di un livello e oro. Apriamo la Neris Chest, quella col teschietto sopra. Vestito, K. 30 minuti. 1.75 di aumento della velocità. Armatura. 30 minuti. Altra silver. Oro. Oro. E cinturina. Cassa rossa, la Rampage. Così abbiamo 4 ore. Cintura. 30 minuti, anello che non avevo per Gwenors, buonissimo, e 30 minuti. Silver chest, bracciali, oro e cintura. Apriamo la crew chest, vediamo cosa c'è, 30 minuti, degli stivali, un anello, un pugnale che non avevo, il golden dagger per Itch, 30 minuti. Oh, finalmente posso evitare di utilizzare la rotellina del mouse. Siamo arrivati alle ultime casse. Buono, buono. Silver chest. Oro. Oro. E un gufetto. Gold story chest. Ci dà delle bigliette. 30 minuti. 30 minuti. Un pendente per il drago. E 30 minuti. Silver chest. Oro. Anello. È una pozione di Addison Second World of Your Global Party Damage Base Damage for each click. Ah, converte tutti quanti i danni dei personaggi al danno che farebbe il click per 60 secondi. Buonissima sta questa. Facciamo la Vlatan. Un'altra Vlatan. Ok, K. Arpa pugnale. 30 minuti. Un gattino. E 30 minuti. Ok ragazzi, avremo altre chest, ma queste qua le tengo da parte per il mio prossimo spacchettamento. Le voglio tenere da parte queste. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto, abbiamo fatto un po' di spacchettamento come al nostro solito. E noi, come sempre, ci rivedremo ad un prossimo video, che non sarà uno spacchettamento su Idol Champion, ma sarà su qualcos'altro la prossima domenica. Quindi da scena è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi, ciao!